Artem, la seconda volta che è qui a Palermo, è interpreta slava. Nota che esiste. Sì, è così. Cosa significa ritornare a Palermo dopo esserci stato? Qual è la risposta del pubblico? Очень хорошо, замечательно возвращаться. Essere a Palermo di nuovo è bellissimo, la città è meravigliosa. Il pubblico di Palermo può essere diverso, di diversi tipi. Diciamo, i primi giorni magari ci sono gli abbonati, quindi persone che sono abituate ad andare a teatro a un certo livello e loro hanno una reazione un po' più trattenuta. Però si vede che comunque lo sentono, non, magari non lo mostrano tanto, però si vede che partecipano, lo sentono. Poi magari durante gli altri spettacoli viene più il pubblico più giovanile e diciamo il pubblico giovanile si scatena molto di più durante lo spettacolo. Tu interpreti il creatore di questo spettacolo, di questa idea che gira il mondo da tanti anni e che è atteso in tutte le città. È una responsabilità maggiore? Come la vivi? The Kashmar. È un disastro. Ответственность. La responsabilità è enorme. Per me è quasi un incubo, perché ovviamente Slava è un genio conosciuto non solo nel proprio paese, ma in tutto il mondo. E quindi per me è ovviamente una responsabilità enorme. D'altra parte, però, è anche una possibilità, insomma, per un artista giovane è una grande possibilità di mostrarsi, di far vedere il proprio talento. È una chance per un giovane artista di interpretare quello che secondo me può essere considerato una pièce teatrale, perché ormai lo spettacolo di Slava è diventato quasi un classico, come può essere Shakespeare. E io faccio questo lavoro su di me, cioè tutti i giorni quando io mi sveglio la mattina penso. Studio, faccio uno studio su me stesso e mi preparo per lo spettacolo che farò la sera. Quindi è una cosa in cui penso in continuazione. I nostri bambini crescono con questo spettacolo, già si preparano. Io spero che appunto ci sarà la prossima generazione. Mio figlio ha già cominciato ad esibirsi anche, quindi vuole proprio continuare questa tradizione. Come nelle vecchie famiglie teatrali che si passava di padre in figlio. Io Cerco di dare dal profondo del cuore, dal profondo dell'anima, anche dalla testa, le emozioni che io ho ricevuto quando ho visto lo spettacolo interpretato da Slava. Ovviamente poi ogni attore che interpreta questo ruolo ci aggiunge qualcosa di suo, però la cosa più importante è trasmettere le sensazioni che ci ha dato a noi stessi Slava quando l'abbiamo visto la prima volta. Cosa succede quando entri in scena? Prima di entrare in scena, ovviamente mi preparo in maniera diversa, o perché ascolto una musica, o perché invece mi preparo in silenzio. Poi il momento stesso in cui faccio il primo passo in palcoscenico non è una questione solo di ricordarsi dei movimenti, ma è capire il pubblico che ho davanti, perché si deve instaurare un rapporto fra me e il pubblico, fra il palcoscenico e il pubblico, una relazione, un tipo di contatto, che non è il contatto di altri spettacoli, essendo un po' il teatro dell'assurdo, è una relazione che dobbiamo sentire loro e noi. Mi sento un po' come quello che prende per mano e ti porta in questo mondo. È scritto dappertutto, non è un segreto che comunque questo spettacolo fa sentire il pubblico, fa tornare il pubblico bambino e ognuno in questo spettacolo ripensa alla propria infanzia, rivede le proprie esperienze, non è che vedono le mie esperienze di quando ero bambino, ognuno ripensa alle proprie esperienze e ti fa ritornare. Tornare indietro nel tempo, ricordare dei tempi felici. Qual è una caratteristica indispensabile che deve avere una persona per fare questo ruolo? No. È difficile da dire, sono diverse cose. A volte capitano degli attori di talento che sono molto bravi, però non ci mettono l'energia, non hanno quell'energia che effettivamente serve. Poi invece qualche volta arriva qualcuno che non fa niente di speciale, però vedi che ci mette tutto l'entusiasmo e prova in tutti i modi e effettivamente riesce molto bene. Quindi quello che conta fondamentalmente è l'amore. Per lo spettacolo, per questo modo di interpretare il teatro. Tutte le
gli scherzi che facciamo, diciamo, questo comportamento quasi anarchico che abbiamo, soprattutto quando abbiamo il contatto con il pubblico, può sembrare che sia una cosa così. In realtà noi non è che possiamo fare delle gag e basta, noi in realtà le dobbiamo sentire queste cose. Noi non siamo solamente per far divertire, noi c'è qualcosa qualcosa dietro, no? Dietro queste nostre bravate, dispetti, eccetera. E io potrei dire in poche parole che siamo i missionari della gioia, della contentezza. E noi non siamo solo in palcoscenico per far divertire la gente, noi in realtà noi facciamo questa pièce, ognuno trova qualcosa di divertente, qualcosa di nostalgico, qualcosa di triste, qualcosa che gli ricorda qualche cosa. Quindi in realtà noi non siamo qui solo per portare allegria. Durante l'intervallo sì, quando abbiamo il contatto con il pubblico, però in realtà ognuno lo interpreta a modo suo e questo lo rende unico per ogni persona.